Sottosegretario Faraone, la sua presenza a Taormina, un segnale importante e rassicurante in vista anche del G7. Ma intanto non c'è da rassicurare perché non c'è nessuna preoccupazione, ma è soltanto un momento importante per questa comunità il fatto che si possa tenere questa grandissima manifestazione internazionale in questa terra, tra l'altro scelta dal Presidente del Consiglio per valorizzare la Sicilia. Io credo che bisogna stare tranquilli rispetto all'organizzazione e bisogna godersi questo evento e far sì che vi siano più investimenti possibili per Taormina, che restino e che questa sia un'occasione di vetrina internazionale per Taormina e per la Sicilia. Ecco, lei diceva appunto un appuntamento importantissimo non soltanto per Taormina ma anche per l'immagine e le prospettive della nostra isola. Sì, è stata una scelta che il governo nazionale ha fatto sacrificando altre opzioni come la Toscana, come la Sardegna ed è la prima volta che accade per la Sicilia che un governo investa così tanto per quest'isola. È un investimento che è il segnale di altri investimenti, il patto per la Sicilia, il patto per Palermo, Messina e Catania, c'è tanti miliardi di euro in infrastrutture, in opere per questa terra e che poi vengono rappresentate simbolicamente dal G7 che si tiene qui. Ecco, G7, ma non solo, ovviamente in questo momento il suo impegno è concentrato in particolare anche sulle scuole, sulla sicurezza, il tema è chiaramente di stretta attualità. Ma intanto anche questa è una bellissima festa, l'avvio di un anno scolastico, per cui io al di là delle polemiche, dei possibili disservizi che ci possono essere, mi sento di interpretare il sorriso delle bambine e bambini che vanno per il primo giorno a scuola e che vedono quello come una grande occasione, una grande opportunità. E la scuola italiana è un modello nel mondo, ci sono insegnanti, dirigenti scolastici, il personale amministrativo, tutte persone impegnate a far riuscire l'anno scolastico. Poi in un periodo di riforma, grande riforma, abbiamo fatto un investimento di 3,3 miliardi sulla didattica e sulle assunzioni di 120.000 insegnanti, 180 saranno nei 3 anni, più 7,4 miliardi su edilizia scolastica e quindi sulla sicurezza. Quando accadono cose così è chiaro che ci siano anche degli elementi fisiologici di servizi. Il problema è che l'importante è investire sull'istruzione, per molti anni si è tagliato e questo governo invece ha deciso di invertire la rotta. Quali sono le prospettive nello specifico in termini appunto di sicurezza, di investimenti, di progetti in Sicilia? Ma noi abbiamo investito 280 milioni su edilizia scolastica in Sicilia, investimenti non da fare, ma cantieri già inaugurati o che inaugureremo in questi giorni. E credo che questo sia stata una scelta importante, ci sono da programmare un altro 1,7 miliardi, quindi in proporzione anche per la Sicilia, quindi sul patrimonio edilizio pubblico, in particolare quello scolastico, stiamo investendo tanto e credo che questo sia un elemento distintivo rispetto al passato.